Ciao, in questo video voglio mostrarti la sostituzione di filtro a carbone attivo all'interno di una cappa a ricircolo che poi è stata collegata all'esterno. Una cappetta molto semplice da questo punto di vista. Ora è a scopo didattico, quindi è già stata pulita. I carboni che sono all'interno sono già stati, diciamo, decontaminati e quindi l'azione non è così pericolosa. Però andiamo un po' a simulare quella che può essere un'azione reale. Come vedi, i filtri vengono imbustati e quindi creata una condizione di begin bag out, se vogliamo chiamare così, per quanto riguarda il filtro vecchio, e poi posizionati quelli che sono i filtri nuovi all'interno del box del vano. Come vedi, il tecnico che si occupa della sostituzione è completamente bardato, quindi indossa i DPI, dispositivi di protezione individuale, che sono una tuta in Tyvek di massima protezione, guanti, occhialini, maschera, che il rischio che delle polveri sottili possano essere respirate, polvere comunque sia contaminate, è altissimo e quindi da non sottovalutare assolutamente. Ecco perché in genere è sconsigliata la sostituzione da soli, insomma il fai da te. Oltre al fatto che poi al termine della sostituzione la cappa deve essere verificata così come prassi, come normalità, altrimenti non si può vedere se veramente i flussi sono migliorati, l'aspirazione è adeguata, quindi fare test, per esempio, come lo smoke test e via dicendo.